Una strana casa la mia. Mi abita, mi ospita, la pago. Questo forse non è strano. Si cammina per un lungo corridoio. Le pareti sono alte, spesse, strette, grigie. Il corridoio è lungo, lungo davvero, cieco. No. Ecco, a quattro spanne dal pavimento, arrampicarsi sull'oblungo rettangolo della parete di fondo, una porticina, minuscola. Sembrerebbe un quadro elettrico. Apro, tasto il muro. Il click dell'interruttore mi dà sempre un brivido. Qui dentro non mi troverete mai. Finché voglio non esisto. Non potete costringermi. La mia carne è trafilata al niente. Mi spoglio. Completamente. Bisogna farlo. Luce al neon. Il niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angoli. Le pareti sono uguali. Un cubo perfetto. Bianco ottico e muto. Nessuna finestra. Respiro. Percepisco una per una ogni vibrazione del mio corpo. Respiro. Focalizzo l'attenzione sull'ultimo dito del piede sinistro. Respiro. L'incavo del gomito sinistro. Respiro. I capelli puliti. Respiro. Respiro e dimentico. Qui e ora. Fanculo e il resto. Nella mia stanza preferita pulisco, pulisco la mente come il filtro puzzolente di una friggitrice. Pulisco e lascio qui le cose a disgregarsi, già, ma qui non c'è ombra di cosa che si possa chiamare cosa. Qui c'è solo il mio corpo, nudo e vibrante, il freddo, il bianco, la dimenticanza. In questa stanza si può, è il dimenticatoio. È qui che t'ho lasciato, è qui che t'ho evocato, è qui che t'ho rinchiuso a chiave. Quattro mandate per dimenticare. Mi porto via l'ultima aria, respiro. Mi porto via la luce, clic. Nessun perdono, ciao. La memoria, aiuto, la possibilità. Una voce sotto l'uscio che fa: quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, non so, si sente? Sì. Acceso? Sto provando. Ecco. Eccolo. Allora, buonasera. Siamo qui con Roberta Russo che ci ha introdotto in questa maniera decisamente inconsueta per una narrazione che è anch'essa inconsueta. E quindi era un modo diverso per poter introdurre quest'opera prima, è anche un po' azzardato definirlo romanzo, raccolta di poesie, perché è veramente un'opera abbastanza sperimentale che si chiama Io sono onda di mare. E appunto come un'onda vuole evocare il movimento dell'andata e del ritorno mai uguale a se stesso. E dunque, la mia lettura, la mia interpretazione rispetto ad un'opera che resta innanzitutto sperimentale, innovativa, abbiamo sentito la voce dell'autrice che ha dato un senso di angoscia, un senso emozionante. La lettura invece di questo romanzo, fatta in maniera personale, è un po' più complicata, se me lo consenti. Perché l'autrice utilizza una frammentazione estrema che si percepisce proprio dalla sintassi, con una punteggiatura minuta, fittissima, addirittura anche con una sola parola, che quindi va a interrompere, sembrerebbe interrompere il senso, la comunicazione, ma per creare un effetto diverso. A me piace, diciamo, parlare per metafore, per evocazioni. La lettura di quest'opera mi ha ricordato la visione che a volte immaginiamo di quella di un insetto, cioè l'occhio composto, dove l'immagine viene frantumata per essere poi ricostruita. Ovviamente è una visione efficace, non è una visione, nella visione dell'insetto non c'è una perdita di senso, di significato, altrimenti non potrebbe sopravvivere. Ha una complessità che va ricostruita. E perché mi ha dato questa idea? Perché tutte quest'opera che si divide in piccoli brani, in sezioni, che sono uniformi per questa costruzione proprio architettonica e sintattica, estremamente minuta e particolareggiata, creata attraverso le parole che sono forti, ma anche e soprattutto direi la punteggiatura che ha un ruolo altrettanto determinante.
Però qui e lì ci sono sprazzi estremamente emozionanti di significato, perché si capisce che l'autrice sta parlando di cose molto forti. Abbiamo sentito questa prima parte, ma ci sono trattate tante altre situazioni molto forti, in genere declinate al femminile, tipo il rapporto con la madre, il rapporto con un uomo violento, la violenza, la percezione del corpo, l'uso del corpo, di cui l'autrice ci dirà, perché ha anche una espressione anche nel lavoro, lei lavora con il corpo. Quindi questo significato così forte, così estremo, ci coglie di tanto in tanto come a sprazzi, proprio perché si è creato una forma di frammentazione molto forte. E, infatti, più che descrivere un'opera del genere, si può solamente innanzitutto approcciarla, raccontarla, perché subito bisogna capire quel tipo di opera che o ti piace o non ti piace, perché potresti non capirla. Bisogna avere la pazienza di entrare in quel linguaggio, quindi c'è un attimo di novità, perché ogni volta che si fa qualcosa di sperimentale, ovviamente la persona a cui si comunica questa nostra sperimentazione non sa nulla, non ha un punto di riferimento da cui partire per comprendere. Dopodiché si riesce a veramente accogliere, si capisce che c'è qualcosa, allora si va avanti nella lettura cercando quel qualcosa e poi ognuno trova probabilmente quello che risuona maggiormente con le proprie esperienze, con la propria sensibilità. Quindi io vorrei proprio chiedere all'autrice, per parlare all'autrice, della maniera, innanzitutto se questa mia opinione possa essere, a suo parere, lontana da quello che voleva fare, perché questo è quello che chiaramente ho capito io, quindi non è una lettura di una persona sola che però consiglia una lettura del genere proprio per chi vuole sperimentare e vedere qualcosa di diverso. E poi anche se effettivamente, perché ha creato questa struttura così particolare? Allora, innanzitutto Stefania ti ringrazio per le tue impressioni che sono molto puntuali e a loro volta molto poetiche. L'unica cosa sulla quale aggiungerei, perché sono secondo me è centrato molto l'idea che io avevo all'inizio, l'unica cosa sulla quale aggiungerei è questo "Io sono onda di mare" come titolo, che prende il titolo da una frase di una poesia che chiude la raccolta. "Io sono onda di mare" è una specie di eterno rimprovero che viene rivolto a chi ha lasciato il paese, ha lasciato il posto dove è nato, cresciuto, e che in qualche misura non si sente mai completamente a casa, perché c'è sempre un continuo ritornare sul fatto che non si è cresciuti lì, se si è nel posto di arrivo, oppure che vabbè, ma ormai sei andato via se sei nel punto di partenza. Quindi ha a che fare anche con questo: io sono onda di mare, io non posso fare altrimenti, è la mia natura andare e tornare. Andare e tornare alla ricerca di ciò che mi rappresenta, di ciò che mi contraddistingue in qualche modo. Allora, io vorrei invece riprendere quello che ti chiedeva prima Stefania, del contributo, di quanto il tuo lavoro anche come modella e come attrice ha influito nella scrittura di questo testo che io... ed è anche il motivo per cui, diciamo, abbiamo fatto questa introduzione un po' teatralizzata, quanto questo tuo aspetto di multisfaccettatura lavorativa, quanto ha influito nella scrittura di "Io sono onda di mare"? Dunque, entrambi gli altri lavori hanno influito in maniera considerevole, assolutamente determinante. Quello da modella d'arte è un lavoro che ha influito per un aspetto particolare, è un tempo come se tu lasciassi il corpo lì e andassi da un'altra parte, un altrove, e chiudersi in una bolla anche per sopportare l'attesa e per sopportare il dolore fisico dell'immobilità. Per cui io, durante queste lunghe sessioni di posa, che la più lunga che ho fatto è durata 12 ore, chiaramente con delle pause,
però è durata 12 ore in una stessa giornata, se non hai l'intelligenza, no? Il pensiero che vola a delle cose, che ti porta a ragionare a qualcosa che ti, no? Potrebbe banalmente essere, ok, quanti presidenti degli Stati Uniti ho visto da quando sono nata finora? Cioè qualcosa che ti stimoli il pensiero. E la creazione cos'è se non lo stimolo del pensiero? Perciò molte di queste cose sono nate mentre ero in posa e poi trascritte in pausa. Mentre il lavoro attoriale è un lavoro che entra più, si insinua più prepotentemente all'interno della scrittura stessa, che è tutto suono. Viene eliminata qualunque cosa superflua, la brevità è una scelta, io quando scrivo i saggi mi dilungo parecchio. È il motivo per cui Stefania ha notato questa punteggiatura particolare, no? Alla fine proprio la punteggiatura di un pensiero. Del pensiero poi dell'immagine che vediamo in copertina, in qualche modo leggendo e guardando la copertina, è come se fossero pensieri che prendono forma. Sì, la copertina è stata creata insieme a me, io chiaramente ho deciso di posare, quindi si aprono una serie di discorsi che si concatenano. Intanto le prossime edizioni saranno stampate con il nome di Roberta Russo Vizzino, perché ho avviato all'anagrafe la richiesta di aggiungere il cognome materno, che è perfettamente coerente con lo spirito femminista, non solo del libro, ma di tutto ciò che accompagna la mia vita. E quindi all'inizio si è creata un'esigenza anche per il libro stesso, perché Roberta Russo è un nome comune e ci sono anche delle Roberta Russo che scrivono, delle Roberta Russo attrici, per cui l'esigenza intanto era di mettermi in copertina per essere riconoscibile. Quindi tutta la gente che mi seguiva per altri canali, quello attoriale, quello del modeling, aveva la possibilità di riconoscere che quella era una cosa mia, oltre alla pubblicità che chiaramente potevo fare in prima persona. E poi era un'opportunità espressiva ulteriore, laddove l'immagine in sé era già immagine, non aveva bisogno di essere costruita con un quadro di parole. L'immagine in questione è una fotografia appunto fatta da... La vediamo bene alle nostre spalle. Ah, eccola, sì, giusto. Peraltro è venuta una stampa perfetta. Grazie, il fotografo si chiama Andrea Laureani, è un fotografo con il quale io ho avuto diverse collaborazioni. E io ho chiesto di creare qualcosa insieme che potesse collegarsi con un racconto in particolare, che è Torce. Infatti la fotografia si intitola Torce, proprio dal titolo del racconto interno al libro. In Torce due personaggi si trovano a cercare disperatamente del cibo all'interno di case bombardate. E non trovando cibo, trovano un giradischi in una casa completamente devastata. Questo giradischi funziona ancora, mettono sui dischi e si mettono a ballare per dimenticare la fame. Presumibilmente non c'è il tetto, c'è un buco, c'è una rovina tutto intorno e passa un aereo di turisti che vanno in vacanza e si appigliano nel saluto all'aereo a questa speranza della tranquillità, del benessere, idealmente, non materialmente. La foto quindi viene da questo e contemporaneamente riprende un particolare di un affresco contenuto nella Cappella Herrera, commissionata da Annibale Caracci. Quindi fu peraltro, credo, l'ultima opera prima che lui morisse, una piccola cappella che era presente a Roma. Che è presente a Roma. Cos'altro? La frammentazione, dicevamo. La frammentazione deriva questo ritmo, anche il modo in cui io ho inserito la lettura, ho contestualizzato la mia lettura, perché poi ognuno legge, ed è giusto che sia, è fatto suono proprio per essere
per spingere alla lettura ad alta voce. Questa struttura brachilogica sincopata, così ansiosa, deriva proprio dal fatto che si parli di varie forme di violenza, inferta da se stessi, inferta da altri, dal problema col cibo, alla guerra, a un lutto, a un rapporto con una madre o come tale, a quello che è inteso oggi più che mai, perché abbiamo uno stupro ogni 2 giorni, come la violenza per eccellenza, e fino a un tentativo di riscatto anche attraverso la parola, il potere della parola, il tentare di fare qualcosa con le parole. E allora, che ha un significato ben preciso anche nella filosofia del linguaggio. Quindi la frammentazione ci dice che questo è un respiro che si perde, rischia di perdersi, però la attraversa la violenza. Rischia di perdersi, ma non si perde, vince, sopravvive. Sì, infatti nonostante gli episodi descritti di violenza molto forti emotivamente, almeno io ho percepito alla fine del libro una sensazione di sollievo, di riscatto, di positività, ecco, di lieto fine, non so perché comunque non, ecco, sono racconti molto particolari, e come ti raccontavo poi prima, e come hai avuto modo prima ascoltando Stefania, come hai visto, abbiamo un approccio totalmente diverso. No? È lei, vero, me l'avevi già detto. Sì. Infatti, lei è partita dalla forma e dalla punteggiatura. Quando è arrivata Roberta in libreria, io l'ho accolta con questa onda d'urto che invece io ho recepito leggendo queste parole. E le avevo anticipato, ho detto, vedrai, io e Stefania siamo forma e sostanza, ma poi arriviamo sempre a convergere sul significato. Quindi, diciamo, è una domanda che faccio a te, ma se permetti faccio anche a Stefania, proprio per una verifica. Hai recepito anche tu un lieto fine in qualche modo in questo racconto, e poi appunto chiedo all'autrice se c'era una consapevolezza di lieto fine o c'era l'intenzione di trasmettere un lieto fine. Allora, io onestamente non l'ho letto come racconto, cioè io sono rimasta alla frammentazione perché ho recepito una volontà espressiva, comunicativa dell'autore, dell'autrice, siamo al femminile assolutamente, di volersi, cioè di non voler chiudere il senso. Quindi io non cercavo un fine e né pensavo che potesse esserci, perché il brani, cioè non solo quando si fa una raccolta di brani, sì, di solito c'è un filo comune, altrimenti vuol dire che la raccolta è inesistente, che c'è un frolloc, come dire, è fake, perché non è una vera raccolta, è solo una cozzaglia di cose. C'è sempre un filo comune. Però la volontà di lasciare le storie separate è per dare un senso ulteriore che può essere raccolto e che può portare, come diceva Calvino, quando il romanzo deve essere qualcosa in cui si entra e si esce. E questo è normalmente. Però io ho colto la sperimentazione, cioè l'intento di sperimentare, perché anche quando poco fa l'autrice ci ha raccontato, ci ha un po' espresso cosa voleva dire in torce, però io proprio, la mia domanda invece, la mia curiosità è perché si capisce, no, è inevitabile partire da una storia, cioè tu sei partita da qualcosa che somiglia a una storia, quindi che avrebbe potuto dare origine ad un racconto breve, lungo, anche un romanzo, ma comunque un racconto. Invece a un certo punto hai deciso di vivisezionare questa materia narrata, e secondo me questo è chiaramente, ripeto, la mia percezione. La tua lettura prima, tu hai detto, è chiaramente ansiosa, accelerata, e invece io non l'ho colta così, perché avendo una visione più logica, una mente più analitica, la punteggiatura per me è spazio, è dilatazione, è tutto il contrario, cioè non ci può essere accelerazione lì dove c'è una punteggiatura fitta. Quindi che cosa ti ha fatto scegliere la forma narrativa che hai in pratica creato? Perché comunque è qualcosa di... chiaramente sono tante forme di sperimentazione, alla fine si possono avere dei punti in comune, però ogni forma di sperimentazione che rinuncia
alla regola canonica del racconto è sempre a sé stante. Quindi in che modo ritenevi più efficace? Credo che tu abbia fatto un discorso del genere con te stessa nell'atto proprio di scrivere, perché sei partita ovviamente da un episodio, da un qualcosa che volevi dire, un messaggio, cioè una situazione, la situazione di conflitto con la madre, la situazione della relazione con un uomo violento, la situazione della guerra. Quindi sei partita da una narrazione composita che poteva appunto sbocciare in un romanzo. Invece hai scelto una cosa completamente diversa. Evidentemente pensi che sia più efficace. Penso che sia efficace perché cioè, arriva comunque. Volevo che tu mi raccontassi proprio l'idea di fare qualcosa di diverso, da cosa è nata e perché. Allora, intanto su questo io devo dire Team Stefania, perché la frammentazione anche delle singole storie per me non giunge proprio a un lieto fine quanto a una rivalsa. Ma non è una rivalsa di una, è una rivalsa di tutte le donne delle storie. Quindi è una rivalsa, un tentativo di rivalsa collettivo, e dire non è importante che sia la mia storia, è importante che tutte trovino la via per riappropriarsi del proprio spazio, per raccontare la loro violenza, il loro modo di aver vissuto la violenza, qualunque esso sia. Ed è anche per questo che io cerco, e qui mi collego a quello che mi hai appena chiesto, anche per questo che io cerco il suono. Io all'interno della struttura, il mio tentativo di sperimentazione è quello di applicare alla struttura del racconto prosaico le figure retoriche poetiche, per cui suoni che vicino l'uno vicino all'altro risultino persino difficili da pronunciare, persino delle volte stridenti. Non è una vera e propria scelta ermetica, perché ci sono tante parole che sarebbero tendenzialmente superflue, no? Ma sono lì perché danno un odore, un'immagine, un colore, un dolore forse delle volte. E mi serve a questo, non è un solo uomo, sono magari tutti gli uomini delle vite di tutte noi. Io, frequentando a livello universitario anche un corso di studi delle donne di genere, mi sono accorta che in un'aula di 300-400 donne, ma credo forse 5-6 persone abbiano detto di non aver, comprese le professoresse, di non aver subito mai nella loro vita una molestia, una violenza. Quindi è una storia collettiva, è una storia di tutte noi, non è la mia, non è la tua. Non è dell'altra persona laggiù, è di tutte, ognuna a modo proprio, ed è sacrosanto che ci si ritrovi all'interno di ogni racconto a modo proprio. È quello che io auspico con tutte le mie forze. Per cui l'importante è questo senso di spezzato, al quale però sopravvivo, che sia lento, che sia veloce, questa è la mia ansia, il modo in cui io leggo. Ma la tua potrebbe essere una cosa che fatica a parlare, quindi ci sono delle pause più lunghe, è comunque spezzato per spezzare, spezzato per creare una frattura. Là c'è qualcosa di rotto che devi trovare tu come incollare. E i cocci, si vede la crepa nei cocci. Volevo sottolineare un altro aspetto che poi passava, giusto sottolinearlo anche se l'hai detto molto bene, però volevo proprio evidenziarlo perché l'avevo percepito, cioè questo rapporto prosa-poesia, perché apparentemente, cioè tu hai usato l'efficacia della poesia, cioè quello di lavorare per immagine, senza avere un'esplicazione, cioè una narrazione composita, complessa, un appunto il cosiddetto racconto, senza avere la forza dei personaggi. Cioè tu hai sottratto alla prosa tutte quelle cose che sono proprio della poesia, che lavora per immagini, per evocazioni, per allusioni, per emozioni. Nello stesso tempo hai sottratto alla poesia la dolcezza del verso, quella musicalità dolce, perché appunto il suono che hai costruito è un suono stridente, un suono doloroso, un suono più o meno, non è sempre stridente, però non è mai dolce, cioè non è mai lenitivo, non è mai come appunto a volte la poesia, che anche quando racconta
di cose tragiche, però a qualcosa di quasi una carezza. Qui non c'è mai nessuna carezza, non ho percepito questa carezza, ho percepito questa violenza e questa, sì, probabilmente adesso con le tue parole chiaramente è molto più facile, poi, anche se era evidente che c'era questa sorta di sorellanza, perché la sofferenza femminile, ecco, ovviamente anche la condizione umana porta sempre sofferenza, ma la sofferenza femminile è particolarmente connotata in alcune forme, e tu hai anche appunto, il rapporto col cibo, che per esempio può sembrare una cosa così rispetto a un femminicidio meno importante, però sono entrambe le conseguenze di un certo modo di agire sul corpo femminile. E probabilmente probabilmente proprio nel momento in cui il tuo corpo era utilizzato solo proprio come corpo, no? Abbiamo sentito quella frase terribile, la carne è carne, in uno degli ultimi episodi orrendi di stupro, cioè che il corpo della donna è degradato a carne. Sembravamo 100 cani sopra una gatta. Sì. E quindi certamente il corpo femminile è quello che subisce più cioè ha un modo particolare di subire. Ed è non a caso che queste immagini ti siano venute mentre appunto posavi. Tra l'altro mi hai ricordato alcuni racconti, no? Si parla sempre del pittore, ma in alcuni racconti, adesso non faccio nome perché è inutile fare paralleli con altri scritti, però non avevo mai focalizzato il fatto che tu hai raccontato, cioè che la modella soffre nell'immobilità. Che in particolare mi riferisco a un'opera su Gemito, dove si parlava proprio di questa violenza che usava Gemito su questi ragazzini per farli stare fermi, perché c'era molto doloroso. E questa è una cosa che evidentemente cioè mi sembra proprio la gestazione più adatta per questo genere di racconto, perché per parlare di queste cose la situazione in cui ti trovavi era molto utile per far venire fuori queste immagini. Sicuramente, anche perché le pose più dolorose, quelle più difficili da sostenere, che prevedono una posizione fisica particolarmente ardua, sono le pose di nudo. Le pose di nudo servono agli artisti a lavorare sull'anatomia. Generalmente, prima di arrivare a lavorare con il modello o con la modella, loro fanno uno studio piuttosto lungo di linee, poi dello scheletro, poi dei muscoli, dei tendini, si arriva alla pelle, si copiano le statue, poi si giunge al modello, alla modella. E c'è un grande rispetto, gli viene insegnato un grande rispetto a ringraziare, a non avvicinarsi troppo, e questo è molto particolare, è un nudo protetto, al contrario di quel nudo esibito. Sì, non solo il nudo esibito, ma anche quel nudo percepito che magari si è vestiti, la mercificazione per strada, sul posto di lavoro, cioè la pressione estetica che poi ti porta magari appunto a ricollegare, ci ricolleghiamo al racconto sul problema col cibo, no? Un qualcosa che viene operato nei confronti dei corpi in generale, dei corpi delle donne in particolare. Se ne è parlato a IOSA. Per me quello è un contesto nel quale, pur essendo io in una situazione di potenziale estrema fragilità, potenziale estrema vulnerabilità, nessuno mi tocca e io lo so, e ho tempo per andarmene con la mente e pensare. Allora, questo è un aspetto molto interessante, è una riflessione che mi porta a una riflessione che facevo qualche sera fa, proprio in occasione delle notizie ormai tragiche che ci arrivano giornalmente, quotidianamente, su queste violenze. Inevitabilmente poi si parla di come spesso sia vestita la vittima. Però in qualche modo dal tuo racconto viene fuori anche un'altra cosa. In realtà noi ci dimentichiamo troppo spesso che della nostra vita, cioè il nostro cervello è rimasto in gran parte a livello animale. E anche i vestiti in realtà nascono
per un'esigenza animale, cioè i vestiti all'inizio, l'istinto di coprirsi dell'essere umano all'inizio della sua storia nasce proprio per coprirsi, per proteggersi e dal clima, dalla temperatura, ma anche da sguardi indiscreti. Quindi in qualche modo questo fatto di voler a tutti i costi non valutare anche quanto impatto possa avere il modo in cui le persone, le ragazze si vestono in una società che non è educata. Ecco, allora per questo mi ricollegavo a quello che stavi dicendo tu. Cioè, quello che manca sempre nella nostra società è un'educazione a leggere il rispetto dell'altro. E tu hai raccontato della capacità che può avere l'uomo di rispettare l'altro anche in presenza di completa nudità. Però è un rispetto che prevede un percorso, perché tiene conto della natura animale. E noi molto spesso giudichiamo le conseguenze di questa natura animale, però non proviamo mai a fare qualcosa per prevenire ed educare questa nostra natura animale. Ce ne ricordiamo solo quando in qualche modo è troppo tardi. Non so se concordate su questo, su questa riflessione, perché in qualche modo si vedono scene per strada che non sono proprio, diciamo... E anche non per strada, io sono stata molestata alla mensa del luogo di lavoro in pieno giorno e con tutta la gente intorno 5 giorni fa, siamo, no, 4 giorni fa, e sono, cioè, si è dovuti ricorrere a un richiamo aziendale perché questo signore non si è fatto scrupolo di rendersi conto che avesse non meno del doppio dei miei anni, che io fossi con una collega, che stessi mangiando, che i commenti sul mio corpo così espliciti erano inopportuni, ma gliel'abbiamo fatto dire. Quindi la sua animalità è una cosa con la quale noi purtroppo facciamo i conti per le generazioni passate e lavoriamo alacremente sulle generazioni future per tentare di risolvere, al contrario di quello che viene detto certe volte da esponenti di media e anche purtroppo da qualcuno dell'attuale governo, dove ci siamo trovate ad essere ammonite per essere morigerate e responsabili quando si dovrebbe dire siamo noi a doverci salvaguardare quanto bisogna insegnare agli uomini a non stuprare. Forse lo stupro non è una naturale conseguenza di un istinto che ti viene smosso da qualcosa che io posso aver fatto. Tu non hai il diritto di mettere addosso le mani a una persona senza consenso, non puoi farlo. E tant'è che c'era, ho visto proprio pochi giorni fa un video di Michela Murgia che leggeva i risultati di un sondaggio che credo fosse stato fatto negli Stati Uniti e si riferiva alla domanda cosa faresti se gli uomini sparissero per 24 ore? Bello, no? Me ne andrei in giro per strada scollata di notte con entrambe le cuffie per sentire la musica. Vuol dire che noi nel 2023 riteniamo di avere raggiunto una parità sostanziale fra i sessi e non possiamo girare di notte con l'abbigliamento che ci è più comodo. Dobbiamo farci il problema, non di dress code, non di agio, non di mi ci sento carina, che sarebbero le principali motivazioni per le quali io mi vestirei la mattina. Ma è però che pensano, poi mi guardano. Allora, Stefania, vuoi aggiungere tu qualcosa? Perché io ho delle perplessità, lo sì, dico con molta sincerità. Sì, se apriamo questo discorso sulla condizione femminile in generale, veramente si va a finire insomma dappertutto, certo. Perché è una condizione così subdola. Cioè, noi tutti ovviamente siamo dalla parte della vittima, se lo stupratore
il branco che stupra la vittima, ma già se abbiamo un rapporto uno a uno, magari una donna che entra in una casa pensando di bere un drink, o semplicemente a un certo punto non ha piacere di continuare una pratica sessuale di un certo tipo, e quello non viene visto come stupro. Nelle coppie sposate, nelle coppie che comunque stanno insieme, è molto difficile stabilire proprio che cos'è stupro, cioè il no che vale no non è accettato fondamentalmente, quindi è un discorso molto, molto difficile, molto, come dire, bisognerebbe entrare proprio quasi caso per e capillare questa cosa, che rientra poi in un discorso di rispetto, di sensazione dell'altro, anche proprio di educazione alla sessualità gioiosa, una sessualità che non sia sopraffazione, violenza, gioco di potere. Questo rientra in un discorso più ampio, che mi fa pensare, quando io ho letto anch'io questo articolo della Muggia, purtroppo postumo, cioè questa donna straordinaria poi è stata scoperta, tutte queste cose non hanno circolato abbastanza, forse non le ho cercate io, però vabbè, adesso circoleranno. Cioè fa pensare come poi il senso di violenza, perché una donna che vuole solo camminare per strada ha paura perché potrebbe essere anche rapinata, cioè io non farei andare neanche mio figlio maschio per strada, no, cioè non c'è bisogno che spariscano gli uomini, ma c'è bisogno che sparisca l'aggressività che purtroppo è espressa, cioè, nel maschile, ecco, nel maschile in senso lato, non solamente negli uomini, ma in quella parte maschile che è un po' divisa, c'erano più maschi che le femmine, però ce l'abbiamo poco tutti, cioè quella mentre la parte femminile proprio per sua natura ripudia la violenza, ripudia la guerra, ripudia la sovraffazione, ecco, tutti questi aspetti dovrebbero essere studiati. E cominciamo però proprio per circoscrivere a insegnare, non a dire che la sessualità è una cosa sbagliata, ma che la sessualità è una cosa gioiosa che va fatta per il piacere di entrambi e si deve avere sempre con sé il proprio partner, non è uno strumento di potere. Allora, io voglio solo aggiungere una cosa, giusto per chiudere la perplessità di cui vi dicevo prima. A me sembra veramente di vivere in un mondo quantomeno bipolare, perché in qualche modo da un lato giustamente si parla di educazione, si parla di insegnare ai ragazzi il rispetto dell'altro, di se stesso, del corpo dell'altro e del proprio corpo, però poi esiste tutta una narrazione parallela, appunto, che mi fa sentire bipolare, che invece non fa altro che mostrare una mercificazione continua del corpo, soprattutto femminile. Voglio dire, quello che mi viene in mente immediatamente è quella trasmissione terribile, la casa del Grande Fratello, che alla fine viene criticata da tutti, ma a quanto pare gli ascolti sono quello che sono, perché altrimenti non continuerebbero a trasmetterla da tanti anni, e che non mi sembra che dia degli insegnamenti che vanno nel senso del rispetto dell'altro, ma a 360 gradi, non solo da un punto di vista fisico. Quindi è proprio una... si vive in un caos e oggi è difficile provare a dare una direzione a dei ragazzi, considerando che i messaggi che arrivano sono molto contraddittori. Tu che riflessione fai da questo punto di vista? E la riflessione che faccio è, intanto mi sembra interessante che tu evochi questa immagine che già di per sé è illustrativa di un modo di gestire le cose sociali, di tipo sociale. È un immenso esperimento antropologico la casa del Grande Fratello, cioè ci dà uno specchio di come venga intesa comunemente la società. Programmi come questo si basano sul requisito della culturalità, che non è intesa in senso elitario per cosa di alto contenuto, insomma, è intesa come qualcosa che accomuna più persone possibile,
e che è recepita da più persone possibile come qualcosa, uno specchio in cui guardarsi e riconoscersi, perché altrimenti non si farebbero gli ascolti, banalmente. Perciò quello che viene reso prioritario è questo. Allora ci dà uno spaccato sociale molto netto, molto nitido, e ci dice, ok, la gente viene scelta su un requisito estetico, su un requisito anagrafico, anche un requisito relativo al censo, alla provenienza di tipo sociale, di strato sociale, di ceto sociale. Quindi le cose che vengono veicolate da un contesto come quello sono cose che probabilmente si sentono al bar sotto casa, si sentono a casa della zia, si sentono un po' dappertutto. E sì, effettivamente c'è questa cosa per cui la linea, ed è proprio, adesso anche per tornare un po' al libro, proprio su quella linea grigia che si basano i racconti, per come io li ho pensati, per come io li ho immaginati scrivendoli, è il dire c'è una linea di grigio all'interno dei fatti di violenza. Quella linea è ancora violenza. E questo in particolare lo tiriamo fuori in Mancante Lingua. In Mancante Lingua, lo dico a chi è in sala, una persona subisce uno stupro, ma subisce uno stupro, diciamo, da qualcuno che ha fatto entrare, oppure che fino a un certo punto stava anche baciando. Una cosa borderline, per cui io ho iniziato con un consenso, ma l'ho revocato questo consenso, non c'era più. È comunque stupro. E la persona che parla, dopo aver subito il fatto di violenza, ricorre a, dove si trovano le parole più facilmente, a un vocabolario. E cerca su un vocabolario tutti i termini che possano essere attinenti a un fatto di violenza e cerca nella definizione cosa più si avvicini a ciò che ho subito. E la conclusione era: perché le parole allora le avevano fatte gli uomini, uguali a te. Erano loro i vocabolari e non la difesero fino a oggi. Eureka, edizione 2023, dove si comincia a parlare di fatti di violenza. Ma si comincia a parlare perché è un meccanismo dilagante, perché i nuovi media ce lo consentono, nell'epoca della digitalizzazione abbiamo qualcuno connesso in questo momento in diretta che ci può guardare anche a chilometri di distanza, abbiamo la possibilità, anche se non siamo una grossa emittente televisiva, di parlare con delle persone anche che non sono fisicamente qui in sala. Questo, i social network, le agorà virtuali del XXI secolo, ci consentono di veicolare un'idea, e questa idea diventa sdegno, diventa vergogna, poi diventa rabbia collettiva, perché ci si rende conto che viene ammazzata una donna ogni 2 giorni, che gli stupri di gruppo sono aumentati a dismisura, che queste zone di grigio, prima di sapere che fossero violenze, erano solo disagio, erano solo smarrirsi senza sapere che cosa è successo e perché non mi hanno spalleggiato, perché nessuno ha detto sì, effettivamente non avresti dovuto subire questo, non avresti dovuto aprire la porta, non avresti dovuto subire questo. È giusto che si faccia un'educazione in questo senso. Se posso in qualche misura con questa piccola cosa contribuire a un messaggio che possa giungere alla collettività, è violenza è violenza, il no è no a qualunque livello. Chiaro che un omicidio, non un femminicidio, un'uccisione di una persona in ragione del suo sesso non è uno stupro, sono cose diverse, però ogni tipo di negazione del consenso e forzatura di quel consenso è violenza. E va detta ad alta voce, va raccontata ad alta voce. La spinta delle figure poetiche
sonore inserite qui dentro creano una difficoltà nella lettura a mente, che va detta per forza ad alta voce. È un simbolo per dire della violenza, bisogna parlare a voce alta. No, io volevo solo aggiungere che mi auguro che tu possa portare questo scritto in teatro, come ti dicevo anche prima, lo vedo una potenziale opera teatrale e penso che letta, ed è stato anche il motivo per cui ci abbiamo tenuto a farti leggere all'inizio, proprio per dare a chi ci sta seguendo sia qui in sala che da casa un assaggio della potenza di questa scrittura così particolare per la punteggiatura, per le sensazioni che vuole trasmettere. Volevo sottolineare un altro vantaggio e pregio di questo libro, proprio in relazione a quello che abbiamo detto, alla connotazione anche culturale del pubblico, dei lettori, insomma. L'aver tagliato così finemente la materia che si è voluto trattare consente anche di superare quel gap culturale di linguaggio, cioè di conoscenza delle parole, e di raggiungere qualsiasi, come possiamo definirli, non possiamo neanche più dire strato sociale, cioè prima avevamo le classi, poi ci sono stati i ceti secondo il reddito, adesso cosa c'è? C'è una diversità, insomma i gruppi non sono più connotati rispetto a qualcosa, però è certo che ci sono persone che sanno 100 parole, persone che conoscono 1000 parole. Quelle che conoscono 1000 parole probabilmente, siccome hanno il modo per dirlo, quando hanno un disagio sanno anche bene, perché la parola è pensiero, quindi più parole vuol dire pensieri più complessi e anche una sensibilità maggiore e soprattutto l'espressione. Riuscire a parlare per immagini, come hai fatto tu, consente di raggiungere anche quelle donne che magari che potrebbero essere in qualsiasi categoria di reddito, perché dipende dalla conoscenza, che ormai non si capisce bene dove sta. Quel tipo di donne che avvertono quella sofferenza ma non la sanno dire, magari se quella sofferenza fosse stata raccontata in un linguaggio letterario più complesso, più magari usando parole che loro non conoscono o che non percepiscono bene perché non fanno parte del linguaggio quotidiano, non avrebbero capite. Invece questo racconto arriva a tutte, proprio perché l'immagine e la sofferenza femminile è qualcosa che anche gli uomini possono comprendere, perché io penso che gli uomini siano vicini a noi, cioè, Molti uomini, per molti fortuna, sì. uomini sono figli, padri, quindi fratelli, quindi conoscono, possono un certo tipo di sensibilità prettamente femminile, però ci sono, molti uomini ci sono vicini, però qualsiasi donna, qualsiasi livello culturale può capire di cosa hai parlato. Quindi grazie anche per questo pregio che hai voluto aggiungere anche a Grazie voi. mille, grazie. Allora, se ci sono domande qui in sala, altrimenti passiamo al firmacopie, se siete d'accordo. Domande? Curiosità? Qui cito la mia prof. Insulti? No, insulti no. Vabbè, io diciamo conoscendola un pochettino Roberta negli anni. Vuole parlare se no la registrazione del Non lo so, viene. Se prendi il microfono. Questo qua che Sì, fa. diciamo che anche conoscendo un pochettino Roberta, l'ho conosciuta negli ultimi anni. La mia curiosità, io non l'ho letto ancora il libro, quindi però ho ascoltato. E volevo capire cosa, perché hai scritto questo libro? Avevi bisogno di trovare una strada per liberarti da questa, da quello che provavi, da quello che sentivi, o già lo avevi fatto prima e volevi semplicemente condividerlo? Questo era, cioè, di tutto quello che avevi avuto nella vita, cioè la violenza, il dolore. Autobiografico, No, cioè, no, non no. sono, non è. Cioè, se era autobiografico, No, non è oppure. autobiografico, Ok, vabbè. naturalmente. Non so Cioè, se sia un perché. po' spento. No, prova, prova. Prova, prova. Il suo sì, il mio no. Il mio No, no, il ok. mio No, no. Sì, il il mio mio non si è è. spento. Ok. No, io volevo per questo, cioè, Sì. ci conosciamo, non ci conosciamo così bene, e quindi questa era la domanda, se fosse autobiografico, ma non negli episodi, però in quello che hai provato nella vita, capito? Questa era. Sì. No? Sì.
Allora, aspetta di nuovo, perché sono... Prova. Si sente? Mi sentite? Sì. Se no faccio senso. Allora, no, non è autobiografico, è proprio la questione della quale parlavo all'inizio, è il fatto di che non è, ma anche se ci fosse qualche dettaglio autobiografico sarebbe del tutto irrilevante, non lo dichiarerei, perché la questione centrale è proprio non che io racconto la mia vita, ma quanto il fatto di raccontare un'esperienza che deve essere un'esperienza della collettività, un'esperienza collettiva, in quante donne si ritrovano in quel racconto o in quell'altro. E quante persone hanno subito un senso di sopraffazione come in Serviti, che poi leggerai, avrai modo di leggere. L'esigenza nasce da un'esigenza relativa a quelli che sono i miei ideali. Quindi non un'esigenza personale, quanto okay. Un'esigenza sociale, culturale, ideologica. Vabbè. Grazie mille per la domanda. Ok, chiudiamo così. Allora, grazie mille Roberta. Grazie. Io aspetto l'invito a teatro. Buonasera a tutti, grazie. Arrivederci.